Benvenuti in questo nuovo video, vi farò vedere un mouse che va bene su tablet, cellulari, computer e chi più ne ha più ne metta. Questo mouse si può collegare con tutti i dispositivi tramite o Bluetooth o wireless, quindi al suo ricevitore. Ha una batteria integrata ricaricabile con USB. Andiamo a vederlo. In confezione troviamo il mouse, che è questo qui, col suo ricevitore dentro. Un adattatore USB-C, USB, il cavetto e le istruzioni. Andiamo a vedere come configurarlo e come funziona. Il modo per utilizzarlo su tutti i dispositivi Bluetooth, quindi anche sui telefoni senza cavetti o altro, è facile. Andiamo a mettergli l'icona di Bluetooth. Una volta che lampeggia così, andiamo sul nostro telefono e cerchiamo il mouse. Il modo di configurare il mouse sul telefono è abbastanza semplice. Col Bluetooth, premendo questa levetta verso il basso, una volta che lampeggia rosso e blu, andiamo sul nostro telefono nella sezione Bluetooth e andiamo a selezionare il nostro mouse. Eccolo qua, andiamo a selezionarlo. Ok, andiamo a dargli associa. Ecco qua. Una volta associato, il mouse diventerà rosso e inizierà a cambiare colore. Come vedete, il mouse adesso funziona perfettamente sul nostro dispositivo, ci permette di fare un po' tutto quello che vogliamo, vedete, possiamo anche giocarci. Questo mouse può essere utile per chi ha tutto lo schermo del telefono e magari non riesce a usarlo, può usare questo mouse, o per chi magari vuole trasmettere sullo schermo il telefono, può usare il mouse per giocare. Andiamo a testarlo con il cavetto OTG e il cavo. Allora, mi si è aperto Pokémon Go andando. Con il filo non funziona. Purtroppo non viene rilevato. Proviamo a mettere il ricevitore con il suo adattatore USB-C. Attacchiamo l'adattatore wireless all'adattatore USB-C e tutto al telefono. Ok, dopodiché sul mouse andiamo a fare l'icona sopra. Ok, lui intanto cerca, si configurerà. Come potete vedere, il mouse funziona anche con il suo ricevitore wireless attaccato all'adattatore USB-C. L'unico modo in cui non funzionerà e non funziona è con il cavetto USB che serve per caricarlo e probabilmente per collegarlo al PC. Questo è tutto, se vi è stato utile questo video e vi piace questo mouse, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e io vi lascio in descrizione il link per acquistarlo.